Siamo con Gianni Beschin, team manager della Rossanese. La prima domanda che ti faccio riguarda la partita che ci doveva essere domenica con il Trebisacce, che non c'è stata, rinviata per i motivi che tutti sappiamo. Qual è il tuo pensiero a riguardo? Per quello che mi è stato detto, c'è un presunto Covid che non è stato confermato. Giustamente il presidente regionale si è cautelato, ha dato una disposizione a cui noi ci siamo attenuti e di conseguenza ci è dispiaciuto non fare la partita, perché eravamo preparati come era giusto che fosse, e nel contempo dico, a nome anche della società, faccio gli auguri al mister perché tutto questo non si verifichi e che abbia la salute che si merita di avere. Tu ritieni che sia giusto questo tipo di regolamento, questa norma? Ma è un lato dove ci possono essere delle situazioni che possono creare dei precedenti, perché la salute sia chiaro ha la priorità di fronte a qualsiasi altra cosa. Però io dico, se non è accertata e confermata, ad ogni sintomo di febbre o ad ogni sintomo di mal di gola, che uno giustamente si cautela e va dal medico per avvisare della sua situazione, mi sembra un po' forzata una decisione così. Però ci dobbiamo attenere a quello che il presidente regionale decide, e pertanto conta quello che fa lui. Invece domani c'è la gara di Amandea. Qual è il tuo giudizio invece sulla squadra, sulla condizione attuale? Come vedi questa stagione? Noi oggi come oggi stiamo bene. Credo che il mister abbia trovato la quadra. Ci saranno a breve degli inserimenti importanti che spero diano il contributo che tutti noi ci aspettiamo. E una volta che questi elementi entreranno a far parte a tutti gli effetti della rosa e della formazione, io dico che noi diremo la nostra quest'anno, ci toglieremo delle belle soddisfazioni. E invece per quanto riguarda la Promosport, che ha vinto le prime 4 partite, pensi che sia una squadra irraggiungibile oppure... Grande rispetto per ciò che si dice di questa società, noi l'abbiamo incontrata in un momento dove se loro avevano delle assenze le avevamo anche noi. Abbiamo perso, onore ai vincitori. È ovvio che da parte di tutti c'è la tendenza a darli come favoriti. Rispettiamo questa idea che è abbastanza comune a tutti e poi vedremo se il campionato ci darà questa risposta. Grazie. Prego.